Lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 26. Quando ebbe finito di dire tutte queste cose, Gesù si rivolse ai suoi discepoli dicendo: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere messo al palo. Quindi i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel cortile del sommo sacerdote, che si chiamava Caiafa, e cospirarono per catturare Gesù con inganno e ucciderlo. Comunque dicevano: non alla festa, perché non ci sia una rivolta fra il popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso, quando gli si avvicinò una donna con una boccetta di alabastro che conteneva costoso olio profumato. Mentre lui era a tavola, glielo versò sulla testa. Vedendo ciò, i discepoli si indignarono e dissero: «Perché questo spreco? Lo si poteva vendere per molto denaro e si poteva dare il ricavato ai poveri». Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché date fastidio a questa donna? Ha fatto un'opera buona nei miei confronti. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non avrete sempre me. Quando questa donna ha versato l'olio profumato sul mio corpo, l'ha fatto per prepararmi alla sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà predicata questa buona notizia, in tutto il mondo, anche ciò che questa donna ha fatto sarà menzionato in memoria di lei». Allora uno dei 12, quello chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi sacerdoti e disse: «Che cosa mi darete perché ve lo consegni?» Stabilirono di dargli 30 monete d'argento. E da allora si mise a cercare l'occasione buona per tradirlo. Il primo giorno dei pani azimi, i discepoli andarono da Gesù a chiedergli: «Dove vuoi che prepariamo la Pasqua così che tu possa mangiarla?» Lui rispose: «Andate in città, dal tal dei tali, e diteli: il maestro dice: la mia ora è vicina, celebrerò la Pasqua con i miei discepoli in casa tua». I discepoli seguirono quindi le istruzioni di Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, Gesù era a tavola con i 12 discepoli. Mentre mangiavano, disse: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Profondamente rattristati, cominciarono a chiedergli, uno dopo l'altro: «Signore, non sono io, vero?» Lui rispose: «Colui che mette la mano con me nella scodella è quello che mi tradirà. È vero che il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il Figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe stato meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, che stava per tradirlo, replicò: «Non sono io, vero, Rabbì?» Gesù gli disse: «Tu stesso l'hai detto». Mentre continuavano a mangiare, Gesù prese un pane e, dopo aver pronunciato una preghiera, lo spezzò e, dandolo ai suoi discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo rappresenta il mio corpo». E preso un calice, rese grazie a Dio e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo rappresenta il mio sangue del patto, che deve essere versato a favore di molti per il perdono dei peccati. Ma io vi dico che non berrò più di questo prodotto della vite fino al giorno in cui berrò vino nuovo con voi nel regno del Padre mio». Infine, dopo aver cantato lodi, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Quindi Gesù disse loro: «Questa notte la fede di tutti voi vacillerà a motivo di quello che mi succederà, perché è scritto: colpirò il pastore e le pecore del gregge si disperderanno. Ma dopo che sarò stato risuscitato, vi precederò in Galilea». Pietro però gli rispose: «Anche se la fede di tutti gli altri vacillerà a motivo di quello che ti succederà, la mia non vacillerà mai». Gesù gli disse: «In verità vi dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: «Non ti rinnegherò affatto, nemmeno se dovessi morire con te». E tutti gli altri discepoli dissero la stessa cosa. Quindi Gesù arrivò con loro nel luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui mentre io vado là a pregare».
E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a dolorarsi e a essere molto angosciato. Quindi disse loro: «Sono profondamente addolorato, tanto da morire. Restate qui e vigilate con me». E andando un po' più avanti, si inginocchiò con il viso a terra e pregò: «Padre mio, se è possibile, se allontani da me questo calice. In ogni caso, non come voglio io, ma come vuoi tu». Tornò poi dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Non siete riusciti a vigilare con me nemmeno per un'ora? Vigilate, pregate di continuo per non cadere in tentazione. Certo, lo spirito è volenteroso, ma la carne è debole». Di nuovo, una seconda volta, andò a pregare e disse: «Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani senza che io lo beva, si compia la tua volontà». E ritornò e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti. Allora li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, dicendo ancora la stessa cosa. Poi tornò dai discepoli e disse loro: «In un momento come questo, voi dormite e vi riposate? Ecco, si è avvicinata l'ora in cui il Figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, il mio traditore si è avvicinato». Stava ancora parlando, quando ecco che arrivò Giuda, uno dei dodici, accompagnato da una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il suo traditore aveva dato loro un segno dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Andando dritto verso Gesù disse: «Salve, Rabbì», e gli diede un tenero bacio. Ma Gesù gli disse: «Amico, cosa sei venuto a fare?» Quindi si avvicinarono, afferrarono Gesù e lo arrestarono. Ma uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la sfoderò e colpì lo schiavo del sommo sacerdote, staccandogli l'orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada moriranno di spada. Pensi forse che non possa implorare il Padre mio perché mi provvede in questo momento più di 12 legioni di angeli? Ma se lo facessi, come si adempirebbero le scritture secondo le quali deve accadere così?» Poi Gesù disse alla folla: «Siete venuti ad arrestarmi con spade e bastoni, come se fossi un ladro? Ogni giorno ero seduto nel tempio a insegnare, eppure non mi avete arrestato. Ma tutto questo è accaduto perché si adempissero gli scritti dei profeti». Quindi tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che arrestarono Gesù lo condussero da Caiafa, il sommo sacerdote, dove erano riuniti gli scribi e gli anziani. Ma Pietro lo seguì da lontano, fino al cortile del sommo sacerdote, e una volta entrato si mise a sedere con i servitori della casa per vedere come sarebbe andata a finire. I capi sacerdoti e l'intero sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non ne trovarono nessuno, nonostante si fossero presentati molti falsi testimoni. Poi se ne presentarono due che dichiararono: «Quest'uomo ha detto: io posso abbattere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Allora il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Non senti quello che questi uomini testimoniano contro di te?» Ma Gesù rimase in silenzio. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti impongo di dirci, giurando sull'Iddio vivente, se sei il Cristo, il Figlio di Dio». Gesù rispose: «Tu stesso l'hai detto, ma io vi dico che d'ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si strappò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo di altri testimoni? Ecco, avete appena sentito la sua bestemmia. Qual è il vostro parere?» Risposero: «Merita di morire». Allora li sputarono in faccia e lo presero a pugni. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Profetizzaci, Cristo, chi ti ha colpito?» Pietro intanto era seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò e gli disse: «Anche tu eri con Gesù il Galileo».
Ma lui negò davanti a tutti, dicendo: «Non so di cosa stai parlando». Quando uscì verso l'atrio, un'altra serva lo notò e disse a quelli che erano là: «Quest'uomo era con Gesù il Nazareno». Lui negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un po', quelli che erano lì intorno si avvicinarono e dissero a Pietro: «Di sicuro anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce». Allora lui cominciò a invocare le maledizioni su di sé e a giurare: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante un gallo cantò. E Pietro si ricordò di quello che Gesù aveva detto, cioè: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». Allora uscì e pianse amaramente.